che ne pensate della riapertura dopo il Covid? Si riapre la scuola, si torna in classe? Bellissimo, ma soprattutto per loro. Lui era in prima, è stato un anno difficilissimo quello a concludere. Che ne penso? Finalmente, speriamo vada tutto bene, ma credo che comunque le norme di sicurezza ormai sono previste, per cui non credo ci siano problemi, anche perché abbiamo già sperimentato l'anno scorso. Certo a singhiozzo, però l'abbiamo già sperimentato, quindi sono molto fiducioso. Che pensa lei di questa riapertura delle scuole? Sembra una cosa piuttosto normale. Le scuole dovevano riaprire e hanno riaperto, tutto normale. Aprono le scuole dopo il Covid, cosa ne pensate? Finalmente. Solo c'è un problema di traffico, almeno ieri, stamattina già si andava meglio. A parte questo, la socialità per i ragazzi è importante, con la DAD è stato difficile. Assolutamente sì, è importante. Comunque sono i primi giorni, speriamo che tutto vada Una breve dichiarazione, cosa ne pensa di questa riapertura dopo il Covid? Paura, fiducia? bene. No, fiducia. Fiducia? Siamo contenti quindi di questo. Contentissimo. E finalmente, almeno noi per la prima elementare, finalmente siamo tornati a scuola. Siamo contenti per loro che almeno sia in presenza, nient'altro, almeno è ben organizzato tutto. E grazie a tutte le docenti, dalla Regina Margherita. Cosa ne pensa di questa riapertura? In poche parole, pensieri, paure, gioie? Gioia. Gioia? Sì. Siamo contenti che hanno ripreso a studiare i bambini, a rivedersi. Quindi questo Covid ha pesato, lei, vostra figlia qua, a che anno sta? Quanto tempo ha fatto di DAD? E hanno fatto non tanto, è solo il primo anno, hanno fatto un sacco di quei mesi che siamo stati chiusi, poi l'anno scorso il governatore ci ha chiuso per emergenza, ma hanno continuato a studiare anche in DAD. Questa riapertura dopo il Covid. Siamo sempre attenti, ma siamo fiduciosi, dai. Si spera che si tiri avanti ancora un po', in quanto comunque è importante per i ragazzi socializzare e stare Certamente, insieme. però bisogna sempre avere la guardia molto alta e fare attenzione. Sempre queste regole di distanziamento, però non pesano, perché l'importante appunto è stare insieme, riuscire anche a dare un contatto diverso. Voi è il primo anno che Sì, vostra bimba va a scuola. è il primo anno e abbiamo ascoltato i consigli di persone quadrate e cerchiamo di fare del nostro meglio da genitori, poi vedremo l'evolversi della situazione, l'importante è essere fiduciosi. Grazie tante. Com'è questa riapertura? Cosa può significare per i nostri ragazzi che vanno a scuola dopo un anno di DAD, dopo Per un anno di noi assenza? genitori, almeno per quanto riguarda i genitori della nostra classe, è molto importante, veramente molto importante, significativo di una ripartenza, si spera, il più lungo possibile, soprattutto. È importante, è dato per scontato che sia importante per l'istruzione, per la socialità dei bimbi, per la possibilità di capire che le cose possano migliorare. Grazie davvero. Finalmente si riapre dopo il Covid, dopo tanto tempo di assenza. Beh, sì, ci voleva soprattutto per i bimbi, almeno iniziano a socializzare, a imparare soprattutto. È importante, d'altronde il contatto con la scuola è diverso e è importante riuscire a mantenere anche questo contatto con la società. Che ne pensa dei distanziamenti, delle regole? Va bene, tutto bene, finora è andato tutto bene, speriamo nel meglio. Sono molto contenta quest'anno che si faccia la didattica in presenza, sperando che si continui così, che la didattica a distanza è abbastanza pesante, insomma. Questo è il primo, il secondo anno, quando Sei in prima media. Ah, quindi è Sì. iniziato. Beh, è importante sicuramente perché iniziare a distanza, anche per il contatto con le maestre, i Sì, è stato molto compagni. difficile, sarebbe stato molto difficile, infatti. Speriamo quindi che andiamo avanti un bel po'. Cosa ne pensi quindi delle regole, il distanziamento? Ho visto che funzionano abbastanza bene, quindi sono molto felice, sto abbastanza tranquilla, insomma. Riapriamo le scuole dopo il Covid, quanto conta per gli studenti? Cosa ne pensa? Io credo che sia veramente qualcosa di importante e interessantissimo, innanzitutto perché i bambini hanno bisogno, i ragazzi hanno bisogno di socializzare, hanno bisogno di stare insieme, hanno bisogno di confrontarsi, cosa che per quanto sia stata possibile fare in DAD comunque era limitata. Invece all'oggi, diciamo, l'idea di ritornare a scuola li ha resi veramente felicissimi. Sono mamma di 3 bimbi. Rivederli ritornare a scuola, vederli contenti di prepararsi lo zaino non ha prezzo. Quindi a poco contano le distanze, le mascherine, l'importante è la socialità. L'importante è stare insieme, l'importante è confrontarsi, l'importante è relazionarsi. È stato fondamentale il ritorno a scuola in presenza.
e quindi per i ragazzi, per noi genitori, sicuramente in sicurezza, quindi con le dovute distanze e precauzioni, è questo. Grazie.